Imprese Futuro Umbria, la forza delle imprese per costruire insieme il futuro dell'Umbria. E questo è il titolo dell'incontro che si è svolto nel pomeriggio di martedì alla Sala dei Notari di Perugia, organizzato da Confcommercio Umbria, con la presenza del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, presente la presidente della regione, Donatella Tesei, e il sindaco di Perugia, Andrea Rumizzi, con gli assessori regionali, Paola Gabiti e Michele Fironi. La crescita della regione passa necessariamente attraverso le risposte da dare alle imprese su più fronti: infrastrutture, accesso al credito, formazione delle risorse umane, allentamento della pressione di tasse e imposte, con una semplificazione, ma soprattutto stabilità e certezza di norme ed adempimenti. Ribadita anche l'importanza di nuovi percorsi da imboccare. Il primo riguarda la città di Perugia, con il progetto nazionale di Confcommercio per la rigenerazione urbana. Il capoluogo regionale sarà uno dei cantieri di innovazione urbana immaginati da Confcommercio, per un vero e proprio laboratorio di cambiamento all'insegna del miglioramento dei centri urbani e il sostegno dell'economia di prossimità. Altro percorso che può essere sperimentato è quello dei borghi dell'Umbria, che dovrà essere dotato di tutti i servizi in grado di attrarre quanti sono oggi alla ricerca di una migliore qualità della vita. E poi trasformare il Trasimeno in un'area a impatto zero. Il tema ambientale diventa di prim'ordine, con la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese che si fanno sempre più strada, come ha ricordato il presidente di Confcommercio, Giorgio Mencaroni. Dobbiamo dotare tutte le nostre città, cioè essere informatizzate ai massimi livelli, cioè in maniera tale che la gente possa scegliere di poter vivere e poter lavorare all'interno dei nostri borghi, e quindi rivitalizzare questo contesto che è un tratto fortemente identitario della nostra realtà.